Like per il trucco di magia, ragazzi. Let's go baby, benvenuti a questo nuovo video e mi raccomando lasciate un like per Team Roma 2000, Dave Campi, Super Tronca, Manuel Milanese, Mad02, Boss Nemesis, Rosario e boh, non lo so perché dovete lasciare il like, però fatelo, tanto per... Allora ragazzi, come stai vedendo dal gameplay, sto utilizzando, aiuto, no, vai via, sto utilizzando un'arma che ho trovato in quel pack opening speciale in cui bisogna ringraziare il mitico e santo Ugo, quindi tutti facciamo santo Ugo, mi raccomando, like per il mitico Ugone, International Ugo. Sto morendo. Allora, come vedete, sto giocando con l'FFR. L'FFR, ragazzi, è un'arma fortissima, scandalosamente forte, ma incredibilmente forte. Quest'arma sarebbe la copia per Black Ops 3 del FAMAS di Black Ops 1. Però c'è una cosa che bisogna dire su quest'arma. Allora, sì, è la copia di Black Ops 3 del FAMAS di Black Ops 1, ma allo stesso tempo non c'entra niente con quel FAMAS. Magari la skin la ricorda, il ratio pure un pochino, ma in verità quest'arma ha qualcosa di totalmente diverso rispetto alle armi che avete visto finora. Praticamente si può dire che è un upgrade, una versione migliorata delle armi, di un'arma, di un fucile d'assalto che si trova qui su Black Ops 1. E sto parlando... Cosa fa questo? Cosa fa? E sto parlando proprio del... Oh, scusatemi ragazzi, non sto parlando... Ecco, ho sugato. Sto parlando dell'HVK. L'FFR, quindi, è la versione migliorata, fatta meglio dell'HVK. Ma voi direte, cosa ha di migliorato? Cosa ha di più forte? Allora, per prima cosa, prima di parlare di questo, voglio parlarvi di alcune statistiche di quest'arma. Allora, parliamo subito, prima di tutto, ha un caricatore da 30 colpi, ha un ratio di 800 colpi al minuto. Aia, che male, mi sono fatto malissimo. Un ratio di 800 colpi al minuto che lo fa diventare quello che è il fucile d'assalto con il più alto ratio di fuoco del gioco. Quindi sicuramente un'arma potentissima e fortissima, perché il ratio di fuoco, come sapete, è una cosa fondamentale qui su Call of Duty Black Ops 3, e le armi ovviamente con più ratio di fuoco sono anche le più forti. Allo stesso tempo ha un rinculo moderato che è facilmente controllabile. Il mio consiglio però, essendo un rinculo principalmente verticale, di utilizzare sempre il calcio anteriore se avete quest'arma. Oltre a questo bisogna parlare del danno. Quest'arma uccide con ben 4 colpi fino a 38 metri, quindi da 0 a 38 metri ucciderete con 4 colpi. Per quanto riguarda invece dopo 38 metri ucciderete con 5 colpi, perché il danno diventerà di 22, quindi 5 colpi precisamente. Allora, oltre a questo però bisogna dire un'altra cosa di quest'arma, perché è così forte. Allora, per prima cosa, come già detto, è la versione migliorata dell'HVK. Il rinculo è praticamente lo stesso, la portata è lo stessa, il ratio è, non è lo stesso in questo caso, il ratio è più alto, è di 80 colpi più alto. Voi direte, cazzo, ma cambia veramente tanto? E in verità sì, perché quello che manca all'HVK per essere un'arma veramente... Aiuto! Un'arma veramente competitiva è proprio questo raggio di fuoco. Sì, è molto forte, si usa pure in competitive, però quando vengono bannate le armi, se quest'arma fosse accessibile in competitive, sarebbe un fottutissimo tritacarne. E tutto questo è dovuto al fatto che ha lo stesso rinculo dell'HVK e ha un radio ovviamente più elevato. Allo stesso tempo ha un'altra meccanica dell'HVK, che questo molti di voi non lo sanno, ma l'HVK è il fucile d'assalto che ha la più alta velocità di mira, si può quasi paragonare a un SMG. Voi direte, ma che cazzo significa questo? Allora, praticamente quando siete in corsa e uscite dalla corsa, ovviamente per correre, oh mio Dio, per correre, mentre state correndo per sparare a qualcuno, quindi premete il grilletto sinistro così, quest'arma ha la più alta velocità forse tra tutte le armi del gioco. Se utilizzate prestigiatore e estrazione rapida, quest'arma è già più veloce di suo del 10%, quindi abbinata a prestigiatore ed estrazione rapida la mira sarà super veloce. Quindi mi raccomando ragazzi, se trovate l'FFR cercate veramente di utilizzarlo come lo sto utilizzando io, cioè estrazione rapida, calcio, calcio regolabile e un mirino, ma si può utilizzare tranquillamente senza mirino perché quest'arma ha anche delle ottime tacche di mira. Se vi è piaciuto questo video ovviamente riguardante quest'arma, come è fatta, se vi è piaciuta la spiegazione fatta in live, è un pochino difficile da fare perché giocare una partita e spiegare contemporaneamente le, diciamo, parti tecniche di un'arma, di una classe, non è proprio facile. Però spero vi sia piaciuto, spero sia riuscito bene, non ne ho la più pallida idea, quindi me lo dovete far sapere voi. E
Io vi aspetto, ragazzi, vi ricordo a tutti, martedì, questo martedì ci sarà un evento speciale in streaming. Ricordatevelo, segnatelo, ci stiamo avvicinando a 50k. Let's go!